New Marketing, nuovi metodi e strumenti per le strategie commerciali. E questo è il titolo del seminario che oggi, 12 novembre 2013, sta per tenersi al Palazzo dell'Industria, organizzato dall'Unione Industriale Pratese. Siamo con Lapo Baglini, consulente di Polimoda, docente a questo seminario. Il dottor Baglini è autore, con Stefania Sciani, di Marketing Coaching, un libro uscito alcuni mesi fa per i tipi di Franco Angeli. Dottor Baglini, un marketing nuovo, quindi, a quali esigenze va incontro? Il mercato è sicuramente cambiato in questi ultimi anni e continuare con le stesse strategie utilizzate dal marketing tradizionale forse non basta più. Nel nostro approccio, cerchiamo di dimostrare che anche nel marketing management possiamo e dobbiamo essere creativi, venendo incontro alle esigenze diverse dell'impresa. Il mercato è molto più rapido, si evolve più rapidamente. Il rischio è di fare delle cose che non vanno più bene per il mercato di oggi. L'approccio di marketing coaching quindi è un approccio sia consulenziale sia relazionale. Il coaching si rifà alla maieutica socratica, cioè l'arte di far partorire, in questo caso far partorire le menti degli imprenditori. Si parla di Customer Experience Management, può darci un'idea di cosa si tratta? Sì, allora il passaggio era dal CRM tradizionale, che è il Customer Relationship Management, al Customer Experience Management. In realtà l'idea è che i clienti vivono un'esperienza con i brand, con le marche, in tutti i touch point, i punti di contatto, che siano un sito internet, uno spot o anche semplicemente una telefonata in azienda. Il discorso è che le imprese dovrebbero fare in modo di garantire un livello di esperienza che il cliente ha tutte le volte che entra in contatto con loro, che sia coerente con il posizionamento e con i vantaggi competitivi dell'impresa stessa. E per le imprese quindi un approccio del tutto nuovo. Probabilmente per le imprese toscane sì, in realtà lo stiamo già utilizzando sul territorio e vediamo che la risposta è stata molto positiva. Probabilmente gli aspetti relazionali, anche nel mondo della consulenza, stanno lasciando il passo a nuove esigenze, sia degli imprenditori, sia soprattutto dei clienti.